Salve a tutti ragazzi, benvenuti in questa nuovissima puntata di Scrap Mechanic. Benvenuti, benvenuti, benvenuti. Per prima di iniziare, invito come sempre a lasciare un bel like al video per far sì che questa serie continui come sempre, come una cannonata, sta andando fortissimo. E quindi ci sarà sempre una puntata di Scrap Mechanic sul mio canale. Bene, come avevo promesso, ho portato alcune piccole modifiche alla nostra astronave. Questa sbaglio si è buggata. Vabbè, non ci importa, noi abbiamo la nostra astronave. Ho portato alcune piccole modifiche, come quando si chiude si alza in avanti, come avevo promesso, e diventa una parte integrante dell'astronave. In più ci ho messo questi alettoni dietro, che anche loro ruotano e sono dei veri e propri reattori, vedete? Quindi se faccio così, vedete, fa girare anche l'astronave. Vabbè, questo non ci interessa. E va un pochettino meglio, anche se, pensandoci bene, dovremmo fare che quando io giro si attivano i thruster. Non quando, perché io dovrei spingere in avanti e poi girare, sennò non si attivano mai. Però vi faccio vedere adesso così come va. Quindi ci alziamo in verticale, in volo verticale, e poi andiamo in avanti. A ruotare, vedete, ruota abbastanza bene, non proprio perfetto, però riusciamo a controllarla. Vediamo se riusciamo ad atterrare adesso, da dove siamo partiti. Abbiamo fatto un giro veloce veloce, però vediamo se riusciamo ad atterrare. Allora, io direi di girare un po' così, attivare un po' i sensori, andare in avanti, disattivare i sensori e andare verso l'alto. Sì, è un po' più difficile da controllare. Stiamo tornando indietro, però. Però ce la stiamo facendo. Devo andare di qua. No, ho sbagliato tasto. Stiamo incastrando. Ci prude la schiena. Allora noi facciamo come gli orsi. Andiamo contro l'albero. Quando ci prude la schiena. Ok, facciamo così. No! Dai, ce l'ho fatta! Atterraggio! Siamo atterrati. Ecco, atterraggio perfetto, però davvero fighissimo. Quando sale. E facciamoci un giro. No, l'albero! Abbiamo sbagliato. Vediamo se ci riusciamo a girare così e poi al contrario. No. Ok, ci siamo girati, quindi ci raddrizziamo, iniziamo il volo, chiudiamo di nuovo tutto. Iniziamo a girare di là. E partiamo verso l'infinito ed oltre. E vai! Si vola! Continua a ruotare, non so per quale motivo. Però è figo, guarda. Ok, siamo troppo in alto, vorrei scendere un po'. Ecco, abbiamo colpito la base. Allora, vediamo se ci riusciamo a raddrizzare un po'. Ok, siamo in caduta libera. Andiamo un po' in avanti. Un po' in avanti. Attiviamo i thruster sotto per stabilizzare il veicolo. Mamma mia, guarda qua che stabilità che abbiamo. Però ruota sempre un po', Non ho capito perché mi ruota un po'. Voglio girare. Non c'era troppo, ho perso il controllo. Non è detta l'ultima parola. Ce la facciamo. Ho toccato. Vabbè, piccolezze, però dai, non è male. Ce la facciamo. Voglio volare basso tra gli alberi. Non troppo perché non voglio incastrarmi, però il fatto è che ruota. Non ho capito perché mi va a ruotare.
Per questo vorrei che quando gira si attivassero i thruster, non che vada solo in avanti. Ok, attiviamo questi. Troppo. E attiviamo i thruster dietro. E vai, voglio passare lì in mezzo. Troppo, no, no! Ah, ci siamo incastrati. Che peccato, che peccato. Un sistema per far sì che si attivino i thruster dietro è il solito mettere dei sensori. Che magari quando girano, questo va verso l'alto, si attivino. Quindi, come potremmo fare? Se riesco a salire sopra questo veicolo, non si abbassa più di questo. Forse lo potrei fare. Allora, vediamo. Loro vanno di qui. Quindi, forse se mettiamo un sensore qui lo rileva? No, perché stanno troppo in avanti. Dovrei mettere sempre con qualche altra cosa che da qui vada dietro, tipo aletta. No, è da fastidio, poi se lo metto qui. O centrale, un sensore centrale. Ma nemmeno mi piace. Nemmeno mi piace. Allora, voglio vedere un attimo una cosa. Ecco, allora, prima cosa mettiamo che si stabilizzi. Allora, loro fanno questo movimento qua. C'è qualcosa a cui tocca se... No. Dobbiamo solo vedere qui se va bene. Un bel sensore metterlo qua. Qua lateralmente, qui. Però questo c'è il thruster, non ce lo farà mettere. Sì, sul thruster non possiamo mettere nulla. Però noi ci proviamo. Allora, prendiamo un bel sensore, così. E infatti non ce lo fa mettere. Nemmeno qui. Ce lo fa mettere qua, ma non credo che vada bene. Se lo mettiamo verso l'alto, con 3. Ok, lui non rileva niente. Però se noi ci mettiamo sopra così sì. Vediamo se gira, se lo rileva. No. No, non rileva niente. Peccato. Sì, devo trovare questo sistema per farlo ruotare. Questo è un video giusto per farvi vedere le modifiche che ho portato a questo veicolo. Perché dovevo farvelo vedere. Non ce la facevo più a restare così. Quindi un po' di pazienza e vi farò vedere come modificare, come mi vengono queste idee. E se lo mettiamo qui, che guarda dietro? Scusa, eh. Secondo me va più che bene, tipo così, lo mettiamo anche a 7, vediamo se si attiva, sì. Quindi se noi facciamo così, si attiva. Giustamente al contrario no, quindi dobbiamo mettere che si attiva solo un sensore. Cioè, nel senso, solo un thruster. Mettiamo un thruster a destra, un thruster a sinistra. Con un sensore, quindi questo va da quest'altro lato. Dove l'abbiamo messo? Qua. No, dietro. O qua. No, proprio qua. Ok, l'abbiamo posizionato a 7. Mettiamo che non deve fare alcun suono. Ok, poi questi thruster qui li scolleghiamo. Se ci riesco e non combino qualche guaio, no, io schiaccio shift e me lo dovrebbe disattivare. No, perché mi vado a premere non il verde ma il blu. Ok, ce la facciamo quindi. Andiamo verso il verde e facciamo che questi qua. Questo si attiva con questo. Questo si attiva con questo. Allora, vediamo se va. Quindi, quando io premo a destra. Che va così, viene spinto così. No, dovrebbe essere il contrario allora. Così non dovrebbe andare bene. Vabbè, proviamolo in volo, perché molte volte sembra che non deve andare così, però poi va meglio. Ecco. No, non va bene. Spingo in avanti. Testiamolo in volo. Allora voglio andare a destra, voglio andare a sinistra.
No, mi sembra che va bene perché lo addrizza. No, l'albero no. Lo sapevo. Però ce l'abbiamo fatta. Andiamo un altro po' verso l'alto. Ok, ce l'abbiamo fatta. Raddrizziamoci. Ce la facciamo ad atterrare? Dite che è la volta buona? Perché vado verso dietro? No. Devi andare in avanti. Ah, quelli. Proprio quel fatto che tu gira te lo butta verso dietro, vabbè. Non ci interessa. Ah, faremo un atterraggio perfetto questa volta. Dai, che ce la facciamo. Attiviamo un altro po' con questi sensori qui. Questo. Mamma mia, atterraggio. C'è purtroppo, però ce l'abbiamo fatta. E quindi penso che così sia arrivata alla perfezione. Devo un po' colorare questi sensori. Attento a non far attivare. No, ho colorato questo, no. Che colore era? Nero, ok. Facciamo nero, nero e anche questo facciamo nero e anche questo lo facciamo nero. Sì, perché mi va. Ottimo, direi, Mr. Grey. Ottimo, direi, Mr. Grey. Ok, adesso proviamo di nuovo ad alzarci in volo. Ci alziamo, chiudiamo la cabina. E giriamo, giriamo, giriamo. Va un po' verso l'indietro e noi andiamo di nuovo in avanti. Disattiviamo quelli sotto. Ok, dovrei forse aumentare un po' più i thruster dietro adesso perché due li abbiamo persi, abbiamo perso due thruster. Ok, se io voglio andare dall'altra parte adesso dovrei fare tipo così, schiacciare questo, raddrizzarlo, forse troppo raddrizzarlo, però ci ristabilizziamo subito, ok. Vedi come va la tela come gira, guarda, guarda come gira. Perché mi gira così? Io non voglio che mi giri così. Io voglio andare di là. Ok, stiamo cadendo verso l'albero, torniamo indietro velocemente, attiviamo anche quelli sotto per non farlo abbassare troppo. Mamma mia, sto diventando un pilota nato. Basta. Cioè, non c'è più paragone. Vediamo anche questi. L'albero non ci farà. No. L'abbiamo preso. L'abbiamo preso. Siamo rimasti incastrati. Ma ci liberiamo subito dall'albero. Andiamo un po' più verso l'alto. Attiviamo i thruster sotto. E ce la facciamo. Sì, che ce la facciamo. Dai, che ce la facciamo così. Riproviamo ad atterrare. Dite che prima è stato solo un caso. Non credo, perché ormai sono diventato un pilota provetto. Così almeno dicono. Chi lo dice? Io. E questo è l'importante. Che lo dico io. Schivato. Mi giro. Mamma mia. Best forever. No. Oh no, mi sono lanciato. ho visto. Mi sono preso paura. Mi sono lanciato al bico. No, si è pure incastrato l'aletta qui. Qualche urto pesante ha fatto. Vabbè, capita, capita. Quindi, ragazzi, spero che questo vicolo vi sia piaciuto. Allora, una cosa è quando è in modalità di riposo si rimette. Chiuso, diciamo così, deve stare così. Bello. Vorrei fare una base dove prendere questa astronave e poter volare lassù nel cielo infinito. Quindi io vi ringrazio come sempre per la visualizzazione del video. Invito come sempre ad iscrivervi al canale, la pagina Facebook e quella di Google Plus. Da Zerk è tutto. Ci vediamo.
a un prossimo video. Ciao ragazzi!